l'aeroporto di Reggio Calabria, una regione di cui noi parliamo, quello dico anche da siciliano, il turismo, devono arrivare i turisti, abbiamo il mare più bello del mondo, bene, ma come ce li facciamo arrivare a piedi i turisti? E una cosa è certa, l'Italia se ne va, l'aeroporto chiude. E allora la politica non può solo fare riunioni, deve trovare soluzioni e si trovano da due parti. Da un lato l'Alitalia, che ha una responsabilità enorme. L'Alitalia è un'azienda privata, questo sì, ma è azienda privata a intermittenza, perché quando le cose gli vanno male prende i soldi dallo Stato. Io lo ricordo, fu il primo atto in Parlamento che abbiamo fatto nel 2008. Abbiamo dato 300 milioni di euro per risanare il bilancio all'Italia. Allora non si può trincerare dietro una perdita, deve garantire un servizio alla Calabria. Dall'altra parte il governo regionale deve assumersi le sue responsabilità e non può far finta di nulla e alla fine dire pazienza, noi ci abbiamo provato, ma è andata così. Seconda questione, il porto di Gioia Tauro, uno strumento economico straordinariamente importante di cui la Calabria è dotata. Non è pensabile che 400 lavoratori mettano a rischio il loro lavoro perché è disorganizzato, perché è calato il flusso delle merci. Ma è chiaro, se non crei le condizioni territoriali, se non crei le strade per arrivare al porto, è difficile che poi il flusso delle merci possa funzionare. E allora ecco, in questo la politica si deve impegnare con molta forza. Questo noi vogliamo, criminalità a casa e al contrario buona economia al lavoro, con un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Rossella Galati per l'ACNews 24.